Ciao, e siamo di nuovo qui. Sorprendentemente sì. Nuovo video haul, sto giro, cose acquistate di persona. Qui questa donnina accanto a me non è vera, ma è sacchetto di Decathlon. E poi c'è Action, che stamattina sono andata al cinema a vedere Beetlejuice, Beetlejuice, alla proiezione delle 11. C'era nessuno, c'ero solo io. Poi, quando era già iniziato, è entrata una coppia di ragazzi, ma si sono messi lontani, non hanno neanche parlato, bravissimi. E uno signore, c'ero solo io, sarà uno dei ricordi più belli che conserverò per sempre, per il resto della mia vita. Quando sarò triste, mi guarderò il video che ho girato da sola in sala. Che bello. E dopodiché, anzi, prima in realtà, sono andata alla Decathlon perché Rito di te, a ottobre voglio ricominciare acqua gym, perché sì. Madonna, un parco giochi qua dietro. Ho cambiato visuale perché almeno c'è il sole che entra dalla finestra, c'è la luce. Il sole no, perché è nuvoloso, c'è la luce che entra dalla finestra, perché io non ho fari faretti. Cazzi mazzi. Dicevo, sono andata alla Decathlon, proprio mirata a prendere quello che mi serviva per ricominciare acqua gym. Infatti ho preso solo 3 cose, è stata bravissima. E poi sono andata da Action, che è sempre lì vicino. Lì non sono stata bravissima, anche perché ci sono andata prima del cinema, prima del cinema. E però, siccome il film stava per cominciare, che in teoria no, ma vabbè, è una lunga storia. E c'era un casino del demonio. Ho detto, vabbè, allora cito, ehi, i topi che cominciano a ficcare il naso nei sacchetti. E ci sono tornata anche dopo il film, che c'era gente lo stesso, era un macello, però meno. Infatti, da Action volevo andarci dopo il 27 con lo stipendio in tasca, e avevo ragione, però adesso basta. Chiuso rubinetti fino al 27, basta. E cominciamo da Decathlon, direi, anche perché vedete, siccome sono cose presenti adesso effettivamente in negozio. Magari può essere utile, insomma. Allora, cominciamo da un acquisto saldoso, anche se i saldi sono finiti, infatti c'erano 3 cose in croce, ma ho avuto la fortuna di trovare in sconto ultimissimo pezzo, questo sobrissimo accappatoio fucsia della Speedo, che vediamo, della Speedo, che anche sua, anche la sua retina, costava 34,99, pagato 29,99 in offerta, e l'ho preso al volo perché anche gli accappatoi, come tutto, sono aumentati vertiginosamente, cioè meno di 25 euro non si trova niente. Questa è una taglia XL e il microfibra morbidissimo, quindi sono contenta. E poi ho preso una cuffia, quelle basicissime Unisex taglia unica nera normale, 1,99 euro. Perché io 2 anni fa, quando andavo a fare acqua gym, ce l'avevo uguale, però sicuramente ormai sarà tutta slisa, l'elastico sarà andato a farsi benedire, quindi ho detto va bene, prendo un'altra. E poi ho preso un costume, perché come mi ha fatto giustamente notare mia mamma quando ha preso la borsa della piscina, guarda qua i mostri, un altro mostro, tutti e 2 mostri ci sono, ha preso la borsa della piscina che avevo lasciato a casa sua, la svuotata, si sente quella lì. E mi ha fatto giustamente notare che il costume che usavo 2 anni fa per andare a Kojima adesso non c'entra neanche una chiappa, e quindi ho dovuto comprare un altro. Questo qui è della linea Kjatons, come si vede bello largo. Questa è una 2XL, è una 2XL che corrisponde a una 56 italiana, ma come sappiamo i costumi vanno una taglia in più. Questo bel verde smeraldo con questi disegni grafici nero o blu.
No, blu forse. No, blu. Sa che blu. Ecco, adesso che sei entrata nel sacchetto, vado a fare il reso, ti porto indietro. No, lasciamo stare. E appunto è bello, bello largo, bello piattons. Naturalmente dentro ha, vabbè, le coppe che si possono togliere e ha il sostegno al reggiseno interno, diciamo, con il silicone. E questo, qua serve lo scontrino. Questo non era scontato, purtroppo, a prezzo pieno, €29,99. Che però, vabbè, ce n'erano altri, tipo 5 euro di differenza, 5 euro in meno, ma brutti, ce n'era uno nero con i pois gialli, ma brutto come la morte. Costava 5 euro in meno, e vabbè, via via. E quindi, ecco, quindi adesso, visto che ho speso questi soldini, bisogna anche andare in piscina, per forza. Dobbiamo sfruttare, cioè sfruttare, non aver vanificato questo investimento. Sorry. Poi proseguiamo con Action. Action sono due sacchetti diversi, tra l'altro. Questo è di tessuto. Questo è il primo giro, quello che ho fatto dopo Decathlon, prima del cinema. E la cosa più importante, il calendario dell'avvento. Questo ha tutti i prodotti beauty, ovviamente saranno mini size, campioncini, eccetera, eccetera, però io ve lo segnalo, €12,95 mi sembra, che recupero lo scontrino. Aspetta, €10,95, meglio ancora. E quindi, per chi mi segue su Instagram, anche quest'anno il calendario dell'avvento è salvo. E se volete buttarvi avanti, ce ne sono anche altri tipi, ci sono anche quelli delle principesse Disney, mi sembra, ci sono quelli per i cani e i gatti, che però, siccome le mie simie qua non mangiano i premietti che ci sono dentro, ho detto non che lo prenda. Ci sono quelli della Kinder con i cioccolatini, non so, ma insomma, se volete buttarvi avanti, andate. Poi ho fatto un po' di scorta di candele, che io ho abbastanza la mania delle candele, sappiamo. Questa dovrebbe essere tipo boccioli di mela. Questa, un attimo, perché ce ne sono di vari prezzi. 1,69 credo. Penso 1,69. Poi questa, che ha il bastoncino di legno, che dovrebbe essere quello che scoppietta. Questa peonia e Ivy, non mi ricordo più che fiore è, Edera mi sembra, la pantegana nel sacchetto. E questa dovrebbe essere 1,32, questa serie qui è in promozione, c'è anche nel volantino, però era l'unico profumo che mi piaceva, gli altri. Ma poi ho preso questa che c'è il vasetto più caruccio, questa Moonlight Stony Path, sentiero roccioso chiaro di luna, molto floreale. E questa dove sta? Questa gratis, 1,37 credo, no, questa è 1,37, questa è 1,32, vabbè, siamo capiti. Poi ho preso questo detergente, che ne ho sentito parlare benissimo qua sul tubo. C'è questo tipo, poi ce ne sono anche tante altre versioni. Questo costa poco, lo sta, 1,49. Questo è specifico per la cucina, ha lime e pepe nero, e io spero che abbia un profumo molto repellente per i sorci, perché una cosa che mi fa andare in bestia è che continuano ad andare sul fornello, è una cosa che non sopporto. Io ho avuto gatti tutta la vita, nessun gatto è mai andato sul fornello, queste due qua hanno la maniera di andare sul fornello, che ho capito io che la casa è piccola, non è che c'hanno tanto da andare, girare, esplorare, però è una cosa che non sopporto. E quindi questo ovviamente per pulire, e spero che sia anche un po' repellente. Comunque appunto c'è il tipo il detergente universale, quello specifico
per il bagno. Costano pochissimo e ne parlano tutti benissimo. Poi, cose importantissime, sacchetti dell'umido. Sacchetti dell'umido, 79 centesimi. Poi ho preso questi ghiacciolini per l'anno prossimo, ovviamente. Piccolini così, carucci. Ho detto questi li metto via per l'anno prossimo. Dove sta? 79 centesimi. Poi, questa per forza dovevo prenderla. Questa diventerà la copertina del video. È il tag per la valigia. Siccome io tutte quelle che avevo, ho scoperto, cioè, sono con l'indirizzo vecchio, diciamo. E allora per non stare lì a cancellare, ok, ho visto questo, ho detto questa è mia. E questo l'ho appena visto. Sentendo, infatti, caso sono i mostri dentro i sacchetti. Dov'è? Eccolo qua. Ma l'immortacci tua! 68 centesimi, però beh, cioè, non potevo non prenderla. L'etichetta con la palma. Ultime due cose di questo sacchetto. Allora ho preso questo olio essenziale. Oh, basta! Mamma le cupo. Finito? Ho preso questo olio essenziale al giglio bianco, che vabbè non si leggerà mai e poi mai, comunque, vabbè. E perché mi sono ricordata che io, ora, tempi molto non sospetti, avevo preso un diffusore di essenze per la casa nuova, quando ancora la casa nuova non era neanche nell'anticamera del cervello, e deve essere da mia mamma da qualche parte, però adesso per la brutta stagione, l'inverno, che io comincio con le candele a tutto andare, anche brucia essenze. Non è male come idea. Poi ho preso questo roll-on. Aspetta, come si chiama? Italiano, sempre sconto. Mood Boost Roller con olio di agrumi. Questa è la versione Energy. C'era anche la versione Focus con la lavanda. E poi in volantino ce n'erano altri due o tre tipi, ma ovviamente non c'erano più, finiti tutti. Questo 79 centesimi, Maria Gigetta, sigillato come se fosse diamanti. Guarda che roba! Questo dovrebbe essere quello che quando hai bisogno te lo rolli sui polsi, snasi e ti dà, insomma, ti fa l'effetto che deve fare. Questo appunto dovrebbe essere Energy, che dovrei berlo così. Energy. E boh, proveremo, me lo porto al lavoro, che sicuramente lì mi servirà più che a casa. E, ecco, questo era il primo sacchetto. Adesso un attimo che interrompiamo le trasmissioni perché prendo l'altro sacchetto che è dietro e nel frattempo tiro fuori i sorci del sacchetto di Decathlon, sono qua. Non ce la caviamo più, in a moment. Ed eccoci qua. Secondo sacchetto, come si vede questo è plastificato, è più grande. È più grande, punto. Andiamo a indagare perché sia più grande. Allora, pesco così alla mano, qua sempre il suo scontrino. Allora, questo è un levapelucchi di quelli eterni, diciamo così, che invece di avere i fogli che si strappano. Questo è in silicone, infatti basta lavarlo e torna come nuovo. E anche questa parte qui per tirare sui peli, penso. Allora, vediamo. Ecco, fammi ombra, grazie. Allora, leva pelucchi, rullo, sì, 1,89. Poi l'assistente qua.
Il mio assistente è lì che mi guarda. Allora, poi cappellino per l'inverno, questo è un investimento per l'inverno, tutto ricoperto di pelliccia dentro, mamma mia che morbidezza. Allora, la baretta qua, dunque, la baretta, $3,49, l'ho presa bianca, perché bianco fa molto inverno, sta su tutto, se no ce n'erano anche di tanti tipi, col pompon, ma io li odio pompon. Se cercate barette pochi soldi col pompon ripieni di pelo, lì ci sono. Allora, questo è un set di 7 panni in microfibra, 7 panni in microfibra per il trucco, giusto? Servite per la pulizia del viso in microfibra. Che vedo se sono valide, butto via quella dell'estetista cinica che ho comprato 100 anni fa per Marporetta, le tutta sligia. Questo è 1,99. Ci sono anche i giorni della settimana, così non ti sbagli, non ti dimentichi. Allora, poi questa è una roba che appena viene freddo. Il preparato per fare i brownies Red Velvet. Red Velvet, sappiamo che è la mia torta preferita, la torta della vita, dai! E questo basta aggiungere il formaggio cremoso Philadelphia, praticamente, il burro, l'acqua, fine. C'è anche la teglia dentro, ovviamente fatta di cartone. Questo appena viene freddo che si può accendere il forno, via. E questo $1,99. Se vengono bene, vado a comprarne un camion. Poi posso guardare il sacchetto? Ti dispiace? Scusa se ti disturbo. Posso guardare il sacchetto? Allora, questi sono integratori, come si legge, hair and nail, quindi unghie e capelli, a forma di orsetti gommosi, al gusto mirtillo. Cari. E dov'è? Come sì, 5,99 più o meno come gli integratori che si trovano al DM, però non ce ne sono tutti con Moji, anzi li hanno riformulati quelli del DM in realtà, perché quelli che prendevo anni fa, adesso ho aperto una scatola, fanno un po' schifo, però ormai ne ho comprate 3 scatole, li userò. Però quando ho finito quelli uso questi, perché abbiamo sempre bisogno di capelli e unghie, di integratori, perché fanno schifo, se no già fanno schifo così, figurarsi se non prendo integratori. Poi questa schiuma detergente all'aloe vera, no, con acqua di aloe vera, che io uso per la doppia detersione. Io per struccarmi uso l'olio di cocco e poi schiume varie. Adesso sto usando quella dell'Eurospin, mi sembra che anche quelle ne avevo comprate 2-3 confezioni, e che quelle non ci sono, non ci sono. Infatti quando le trovo ne prendo 2-3 perché sono in linea permanente, ma non ci sono sempre. E questo... perché non trovo le cose? Schiuma Cream Bab 1,99. Poi questo face primer effetto mattificante, vediamo com'è, se funziona. E... 1,49. Madonna, del reparto cosmetici, creme, cremine da perderci una giornata. Poi, di solito c'è anche un quintale di gente ferma davanti, quindi è anche difficile tra l'altro riuscire a guardare, comunque non importa. Questo è uno spray profumatore per capelli, questo sono curiosa di provarlo, aspetta perché già non ci vedo più, questi bianco sul verde acqua si vede, italiano, sempre quello più sconto di tutti, profumo per capelli con fragranza fiorita.
Questo sono curiosa di provarlo. Allora, spray profumato per capelli 1,59. Poi, questa è una roba utile, davvero essenziale per la vita, il profumatore per la lettiera alla lavanda. Questo prodotto salvavita. Dunque, dov'è? Tutto? 2,99. Ma sono 720 grammi, pesa bene. Stasera lo proviamo, vero sorcetti. Poi ho preso due prodotti per casino, un attimo. Madonna Gigetta, allora. Questi sono entrambi smalti per semipermanente. Questa è una base semplicissima che ne ho una che sta finendo, ma mi sembra di averne comprata un'altra, però siccome non sono sicurissima di averne comprata un'altra, allora ho preso anche questa che tanto male non fa, non va mica a male. Adesso devo capire dove sta. Eccolo, 1,65 e 1,65 anche i colori. C'erano solo due colori, peccato. Questo Sweet Jealousy ed è un verdino così. Cioè, questo sarebbe stato più caruccio. In realtà è un po' più sul grigetto, ecco, come tonalità di verde per capirci, però carino, non ce l'ho sto colore. Quindi 1,65 e poi c'era un che colore, una specie di, come posso definirlo? Un albicocca scuro, ma il colore che abbiamo già. Poi ho preso, ah, pure questa non mi ricordavo più. Detergente viso. Che ha pure questo, dovrebbe assorbire l'eccesso di olio, effetto mattificante, eccetera, eccetera. E 1,95, esatto, 1,95. Poi due prodotti per i piedi. Allora ho preso i calzini esfolianti, perché adesso, finita l'estate, bisogna rimettere a posto i piedini, perché con i sandali all'intemperie, no, ecco, e speriamo che funzionino. Io anni, tantissimi anni fa ne avevo trovato un paio che veramente dopo 2 giorni mi avevano pelato i piedi come una biscia, e poi tutti gli altri che ho trovato invece, che ho provato, niente, no, non mi hanno più fatto quell'effetto lì che è quello che io vorrei, e vediamo questo se funziona. Mamma, che fatica qua a trovare la roba, ragazzi. No. Essere questo. Sì. 1,99. E poi, questo era nell'angolo delle offerte. Questa può essere una cagata. Sì, può essere una grande ciabatta. E questo, 2,49. Sono praticamente dei calzini che all'interno hanno il gel, esatto, e che dovrebbero far assorbire di più la crema piedi. Quindi tu ti metti la crema piedi, sopra ci metti questi, non cammini perché sennò scivoli, pattini come la cosa, la Carolina, diciamo. Costner, buongiorno, Carolina Costner. Tieni su 20 minuti e questo dovrebbe fare, appunto, amplificare l'effetto della crema piedi, lasciarti i piedini lissi lissi come il culetto di un bambino. E boh, speriamo, tiriamoli fuori, va, visto che sono curiosa. Allora, intanto se non così, con tutti i piedini in silicone. Sono di spugna rosa. Ecco,
Sono di spugna rosa, carini, con tutti i piedini antiscivolo in silicone e dentro effettivamente sono in gel. Sono curiosa, a parte che sono 45, non so, è una misura universale. Cioè, sono grande come la mia faccia, vabbè. E anche questi sono curiosa di provare perché appunto i piedi sono uno dei miei punti e vorrei fossero migliori. Allora, poi altra cosa utilissima che quando l'ho vista ho detto mia. Aspetta che questo cerco già il prezzo così e basta. 2,99 per questo organizer per il make-up. Io questo lo metterò in bagno dove ho tutti i miei prodotti perché tutte le scatole con gli scomparti. No, ho una scatola senza scomparti. No, con gli scomparti grandi. Quella con gli scomparti più piccoli, due mostri, senza fare nomi, pezzettino per pezzettino l'hanno tutta distrutta. E adesso voglio vedere se riuscite a rompere pure questa con quei dentini da topolini. E quindi 2,99 euro, ma è pieno di organizer. Se vi serve andate perché costano niente. Ci sono tutti quelli portarossetti e quelli con i cassettini, cassetti scomparti e cioè di tutto di più. Ed ecco qui il portacose in posizione. Questo è il cestino appunto che dicevo che non ha scomparti. E questi si trovano, vabbè, dai cinesi in tutti i negozi di casalinghi. Ci sono dappertutto, dico sulle canzoni che non mancano mai in bagno. E questo invece con tutti i scompartini, bello, 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 mi piace. Ottimo acquisto. E ultime due cose, barra cazzate, perché ovviamente se non compro delle cazzate non sono io, visto che stiamo andando di corsa, corsa, corsa verso l'autunno. In autunno cosa c'è? La festa più importante dell'anno qual è? Dato che c'è, ecco, prezzo. La festa più importante dell'anno qual è? Halloween. Io ho preso queste due decorazioni che hanno la ventosa e si illuminano. 99 centesimi. Io queste le voglio attaccare sulla porta fuori quando sarà lui. Sono troppo belle. Oh, ma quando ho visto queste di nuovo, bellissime. Vabbè, detto questo, vuoi andare anche dentro questo sacchetto? No, questo non ti piace. Quello da Decathlon ti piaceva, questo no, tanto. Vabbè. E vabbè, detto questo. Fine. E niente, spero che abbiate visto qualcosa di interessante, che magari se avete dei negozi Action vicino andate a vedere. A me sarebbe piaciuto anche trovare qualcosa di bricolage fai da te, hobbistica, che però penso che siano cose un po' periodiche, diciamo, perché tempo fa avevo visto dei video che c'erano dei kit tipo per fare le candele, tutte quelle cose carine così, e invece non c'era niente. Quindi presumo che siano cose che mettono fuori un po' sì, un po' no, ecco, diciamo così. Anticipo che deve arrivare un altro ordine Shein, chissà sa, e anche un ordine Temu. Quindi più avanti arriveranno altri video haul, sicuramente. Sicuramente vedremo, dai, l'intenzione c'è, ecco, che già non è poco. Niente, detto questo, chiudiamo perché sennò viene il video sempre lunghissimo, ma ormai si sa che non sono capace di fare video brevi. Ciao dai topolini, grazie per aver guardato, dato, ciao e baciotti.